Assessore Rizzo, si conclude il carnevale, 4 giorni intensi, vogliamo un po' tracciare il bilancio? Ma, l'obiettivo nostro, innanzitutto, era quello di non far morire il carnevale, quindi alla 17ª edizione, in mezzo a tante difficoltà, siamo riusciti a portarla a termine. Questo anche grazie al buonsenso, al sacrificio di tanti nostri concittadini, di quelli dell'associazione ci siamo anche noi, che si sono spese in 15 giorni, sono riusciti a realizzare questi 4 carri. No, non si hanno tante pretese, però l'obiettivo era quello di tenere viva la tradizione e far sì che i ragazzi almeno si divertano. Questo è stato possibile fare quest'anno e questo abbiamo fatto. Chiaramente avremmo potuto fare meglio, ma la situazione è questa. Come associazione su cui è gravato il peso dell'organizzazione del carnevale di quest'anno, vi ritenete soddisfatti? Allora, da parte nostra siamo soddisfattissimi, abbiamo accettato una sfida, ce l'abbiamo fatta e appunto ora siamo i vincenti. Alle critiche che qualcuno ci ha fatto, quelle ben venga, non ci sono problemi, noi le accettiamo con tutto il cuore. Noi ci abbiamo messo la faccia, ce l'abbiamo fatta, ci ha premiato la presenza della gente che è numerosissima in piazza. Che qualcuno pubblica foto che non c'è nessuno, che pubblicano foto dove c'è la gente, non quando non c'è la gente. Siete stati anche aiutati, tra virgolette, dalla clemenza del tempo. Sì, il tempo, anche il tempo, vedi, ci ha premiato pure il tempo, che dopo un bel po' di anni che le sfilate venivano sempre rovinate a seguito del maltempo, noi siamo fortunatissimi quest'anno che siamo riusciti a sfilare tranquillamente tutti i 4 giorni del carnevale. Pur non essendoci premi né classifiche né niente, è una manifestazione così per non far morire il carnevale. Allora, all'associazione ci siamo anche noi, non ha mai interessato il premio, ha interessato partecipare, ha interessato l'unico scopo, che è divertirsi e far divertire la gente, far restare Canicattinesi a Canicattì e far avvicinare i comuni vicini a Canicattì a divertirsi. Questo è solo lo scopo che volevamo e ci siamo riusciti, poi del resto non ti interessa niente. E il grazie particolare va a tutti i miei ragazzi dell'associazione che veramente con tanti sacrifici, tanti impegni siamo riusciti in 15 giorni a dare il carnevale alla nostra città che amiamo così tanto.